tipo divisorio che non ha senso farlo. Potevate fare invece una riduzione ben più cospicua per quanto riguarda l'aliquota base o per quanto riguarda lo 0,20% di fabbricato industriale di uso strumentale. Su questo ultimo punto si parte dallo 0,20%, quindi sto parlando di fabbricato industriale di uso strumentale. Qui, si può, qui diciamo così che lo Stato aveva dato la possibilità di diminuire della metà perché possiamo andare ad un meno 0,10%, voi avete scelto di mantenere la stessa linea. Quindi a nostro avviso, in sostanza, l'aiuto per quanto riguarda il settore agricolo non è stato valido, anzi sono stati colpiti maggiormente i terreni agricoli. L'aiuto per quanto riguarda gli altri settori produttivi, anche qui è stato pari a zero, in quanto avete aumentato la lista base. E l'unico aiuto che a nostro avviso è anche irrisorio, perché si parla di 0,002, quindi valore molto basso, è stato dato per la stabilizzazione principale. E noi riteniamo che in momenti di crisi economica da parte sia delle famiglie, e qui qualcosa avete fatto, che di tutti i settori produttivi, in particolare può essere anche l'agricoltura, di cui non sono mi occupo, potevate dare un segnale molto più tangente, visto anche dentro il patto di stabilità. Tangibile, tangibile, tangibile. Ecco, quindi il nostro è un punto assolutamente contrario perché a nostro avviso potevate fare molto di più. Allora, piccola digressione anche da parte mia sul discorso dell'orario, visto che sono rammaricato di aver sentito un'introduzione del Consiglio in questo modo, però il discorso del 15:30 dicevi che noi siamo qua per deliberare, per cui ci siamo, ma è anche per senso di responsabilità. Chiedetemi cosa c'è che impedisce di trovarci alle 15:30, cioè che chi è libero professionista, comunque chi lavora, soprattutto nel momento culmine come questo, con le scadenze fiscali in Italia, probabilmente ci sono anche altre cose da fare e probabilmente se fosse stato la sera sarebbe stato un consiglio un po' più tranquillo e da discutere con più tranquillità e serenità. Detto questo, chiudo questo inciso qua, torno al discorso dell'IMU. L'IMU, premetto che io la considero un po' un'imposta iniqua, un'imposta iniqua non tanto per come è stata strutturata, ma perché si è anticipato, a mio avviso, troppo l'introduzione di questa imposta, senza aver fatto prima la revisione delle rendite catastali. Da simulazioni fatte anche in studio abbiamo visto che una rendita catastale annotata e una rendita catastale in qualche micella, dove non sono state revisionate, per lo stesso tipo di fabbricato che si paga per volte. Quindi questo è, secondo me, un qualcosa di unico che doveva essere da parte non della responsabilità del Comune, ma da parte del Governo, essere prima impostata in una certa maniera e dopo in un'altra. Questa è una cosa critica in premessa che pensavo di fare. Da questo io ho visto per quanto riguarda le aliquote, anch'io dico, sono un po' rifacciata perché lo 0,38 ridotta minimamente è aumentato il 0,43, forse non c'è lo stesso equilibrio, però può anche starci, cioè nel senso che comunque si è cercato di abbassare quello che è e quindi di dare un piccolo segnale quello che è l'aliquota per quanto riguarda la liquidazione principale. A questo punto io volevo però comunque, se mi consiglio di discutere comunque di estendere tutti una proposta di emendamento che avevo scritto, perché ha scritto anche come gruppo insieme per Nogara, per dare un ulteriore segnale. Lo spiego brevemente, dopo consegno anche l'emendamento, eventualmente lo mettiamo in discussione. La mia idea era quella di estendere le detrazioni, quelle che vengono per capirsi, che vengono prodotte appunto
cioè quelle dei punti A, B e C, di estendere un altro punto, di estendere le trafone a favore di quei familiari che hanno presenza di figli disabili anche superiori ai 26 anni, in modo che non incidere, ho provato a fare di calcolo, probabilmente il segretario potrà dire anche la sua, ho provato a fare di calcolo, delle simulazioni non dovrebbe incidere così tanto per la popolazione che dobbiamo notare nel bilancio di previsione, per cui anche potrebbe essere un segnale un po' più forte in questo momento, in questo contesto, che sappiamo che sono aumentate le tasse, la gente fa fatica a arrivare, soprattutto le famiglie fanno fatica a arrivare alla fine del mese, sono schiacciate da tante cose, probabilmente questo è un piccolo segnale che come comune, come amministrazione potremmo dare ai nostri cittadini. Leggo la proposta di emendamento e eventualmente dopo la porto per la discussione. Allora, il sottoscritto dottor Leandro Tazzerantico, consigliere comunale del Comune di Polizia Metropolitana, vista la proposta di deliberazione numero 34 con oggetto determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica, visto l'articolo 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, rilevato la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di prevedere in materia di determinazione dell'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale un ulteriore punto di esenzione e o detrazione, propone al Consiglio Comunale di integrare il punto 2 della delibera con di a favore di nuclei familiari con la presenza di figli disabili percettori di indennità di accompagnamento e o invalidità, prevedendo un regime di detrazione al pagamento dell'IMU oltre i 26 anni previsti dalla normativa vigente, fino al raggiungimento del limite massimo previsto di euro 400, come indicato nella lettera A del punto 2 della presente proposta di delibera. Io dopo ho visto
Dico questo perché è veramente singolare, poi zero, singolare, che venga convocato il 3-0, è vero, voi potete convocare, perché volete anche alle 5 della mattina, stile di venire, su problema, 6 della mattina, 2 di notte, su problema. Il fatto è che mi ricordo che fosse ieri, l'attuale maggioranza pubblicavano la spada tratta con il Piero e l'ex sindaco Falco, perché appunto li facevano le 6 di sera o le 6 e mezza, ma la fine si può fare niente, un casino. Voi fate parte di più e li convocate alle 3:30, facciamo avanti, teoria. È bello poi notare che su Facebook l'assessore Montonieri il 14 giugno scrive e sono Pizzarotti, il sindaco di Parma, no? Insomma, lo convoca alle 3:30, non sapendo che nelle grandi città tutti vengono, i consigli vengono fatti tutti quasi o alla mattina o al pomeriggio, penso che lo sappia di più che altro. Quindi voglio dire, non c'entra niente Parma con Covara, le due realtà totalmente diverse. Lo so che Poltronieri ha manie di grandezza, ma ahimè, Nogara non c'entra niente con Parma. E criticava Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, del Movimento 5 Stelle, appunto per le 3:30. Era chicca di Santa Fora dopo, cioè 4 giorni dopo, il 18 giugno, credo in mattinata, mi arriva a me liberando e mi convoca. Che mi comunica del consiglio alle 3:30 di un giorno, finito secondo, cioè praticamente la stessa cosa che è successa a Parma. Allora cioè, mi permetto di dire che bambini sta qui, insomma, a Mario, cioè voglio dire, 4 giorni prima diciamo che Poltronieri critica Pizzarotti, 4 giorni dopo il sindaco, perché prima Poltronieri ha detto una cosa giusta, non è lui che li convoca. Sindaco, è vero questo. Quindi significa che lo scambio di comunicazione con voi due è molto alto, visto che il Poltronieri aveva scritto 4 giorni prima, criticando appunto il sindaco di Parma, 4 giorni dopo il sindaco di Nogara convoca la stessa tremenda e anche un giorno non fa settimanale, questo insomma se. A mio avviso la dice molto lunga. Ma se non avrei intito che va, vabbè, mia mamma, mia mamma. Pagamento dell'ICI, scusa, dell'IMU. La Chiesa lo paga l'IMU.
le banche non pagano l'IMU, le fondazioni non pagano l'IMU, ma tutta la pletora di partiti non pagano l'IMU, i sindacati non pagano l'IMU, ma tutta la pletora dei personaggi alquanto discutibili non pagano l'IMU. Gente che a nostro avviso avrebbe le facoltà di pagare, magari anche per quelli che non ce la fanno a pagare anche quelle di base. Detto questo, il mio voto è di astensione. Potevi fare qualcosa meglio, vabbè. Ti do in parte ragione quando dici che non è tutta colpa tua, perché è una legge che c'è. Hai fatto mio, ma per curiosità se non per... Stiamo parlando di lingua, cosa c'entra il mio? Non è qua. Esatto. Poi vedremo comunque come non fanno a fare che non è che... Allora, signor, non è che non... Cioè, guarda, non è che vada bene e non fanno a fare. Poi bisogna vedere come fanno a non farla pagare. Io sono perfettamente d'accordo, ma se mi parlate di... Perché... No, dai, capite cosa vuol dire? Pagato, guarda che io mi sto dando in parte ragione, eh. Cioè, ti voglio dire che noi ci siamo trovati tra capocollo queste tasche, insomma, odiano sostanzialmente tutti, più o meno, magari odiano di più quelli che magari, non so, da più, con più terra, oppure più case, quindi naturalmente hanno tante cose. Detto questo, il mio voto è di astensione. Chiudo ritornando un attimo sul... Non è che tu sei, cioè, noi siamo qui, ti liberiamo anche alle 3:30, nessun problema. Però vedi, la trasparenza vuole che lo fai, che tu lo faccia magari al tuo orario, insomma, anche quella gente era tempo di partecipare. Questa sera magari gioca l'Italia, era inutile che lo facessi alle 9 perché non venivo nessuno. Al di là di quella, che era tanto tempo prima che potevi farlo. Insomma, sindaco, perché 6 mesi di tempo ha ridotto l'ultimo giorno, anzi più, e l'ANCI ha comunicato che vuoi spostare. Hai 31 agosto, quindi se vuoi, come? Dopo la convocazione. 31 agosto, vabbè, capito. Però spostare, però io devo spostare. Tutto se puoi fare, basta a scoprire. Basta, lo puoi fare. Alle 4 della mattina. Va bene. Io raccolgo. Scusa, mi sono solo un momento di volevo fare complimenti invece su discorso qua alla Monica che ha fatto che era stato per il suo pazzo così completamente d'accordo. Penso che vada anche ringraziata di quello che fate personalmente bravo sindaco socio no bene stavo in passo. Gracias.
applicato su un altro comune, è tassativo che si venga applicato su quello. Queste io credo siano questioni che dovranno essere tutti. Questo ho fatto anche una nota. Questo è frutto di una legge fatta in fretta, solo per fare cassa, perché la sostanza non sono quella, solo fare cassa, legge in fretta, tanto partire su. Come il funzionario citato quello da Montevideo, come in ferie, abbiamo già deciso per suo rientro, su tutti questi casi che hanno portato a portare in forma, devo dire che tutto sommato la legge ha posto nel senso del dovere di necessità. Comunque faremo una nota che manderemo comunque a tutti per casi, perché non ci sia una, quindi anche le osservazioni da fare faccia. Prego. Volevo fare un'ultima osservazione per il discorso del mio emendamento, quindi mi dispiace che non sia stato, però la cartellina con la delibera del libro è arrivata 7 giorni fa, cioè il 21. Quindi 21 non potevo stare dentro gli 8 giorni delle osservazioni. Questo è vero. No, è vero, sì. Questo è vero. Secondo io, così non dicevo che hai sbagliato. La recepiremo sicuramente. Non lo so, questo va bene. Posto consiglio? Questa notte, quello che già più prima notte. Io signor, non sai più neanche le leggi perché cambierò l'idea cambiata, quindi non sai neanche come quella di là. No, questo non è così. Favorevole allora alla delibera 34 per l'IMU, favorevole. Contrari, due contrari, astenuti, due vi chiedo l'immediata possibilità. Favorevole. Favorevole ancora, perché non abbiamo visto. Immediata disponibilità. Sì. Contraria disponibilità. D'accordo. Immediata disponibilità. Eseguibilità. Contraria. Una. Tira sulla faccia. Due astenuti. Una. No, lo sono due contrari e un astenuto. Due contrari. Sono tutti. No. Non vorresti e favorevole. Quali sono i favorevoli? Dai, favorevoli un'altra volta. Adesso cambio. Visto che continuo a mandare le zara a favorevoli, nove favorevoli. Due contrari. Astenuti. Oh, bravo, così, bravo, segretario. Le spese che il comune dovrebbe sostenere per le consulenze.
parte comune di Novara adotta questo provvedimento e inserisce forse erroneamente le spese che sono legate agli affidamenti di incarichi, che sono incarichi tipo professionali, perché sono attività che naturalmente il comune come professionalità non ha all'interno e quindi evidentemente deve soffrire della protezione. A mio avviso questi incarichi di carattere professionale non dovrebbero essere inseriti fra le spese che sono previste per le consulenze. Le consulenze sono attività che sono legate a pareri, perché l'amministrazione non è, magari ha la professionalità all'interno, ma vuole essere più sicura e vuole andare all'esterno da qualche uno magari più bravo, più competente. Quindi sono quelle le spese che dovrebbero essere elencate all'interno della delibera, mentre dovrebbero rimanere fuori le spese legate alle attività professionali, perché sono legate ad attività che non esistono all'interno dell'amministrazione, quindi ingegneri, avvocati, per specifici incarichi, cioè, non attività di consulenza in generale. Quindi comunque, siccome è una consuetudine di questa grande domanda comune di Novara, diciamo che quest'anno viene ripetuta, ma a mio avviso bisognerebbe mettere in campo una revisione di questo provvedimento per vedere di farlo in maniera più corretta. È collegato al programma, probabilmente. E le sue opere, come l'hanno fatto, non verranno mai entrati in carica, chiaramente, cioè, nel senso che per dire, il mondo è stato dato, il fatto è stato dato, non gli altri no, cioè nel senso che non sono mesi. No, infatti come diceva il segretario, aspetta per votare, che non si posti questo quesito, perché qua c'è un ragionamento di principio, diciamo così, c'è un ragionamento dove si dice che la spesa sostenuta nel 2009 è di 20.216 euro sul miliardo. Spesa sostenuta per incarichi di studio e consulenza. E poi si dice che a decorrere dal 2015 la spesa corrente per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. E invece qua praticamente c'è scritto che la spesa massima arriva a 163.217 euro, denominandola per incarichi di collaborazione, che si deve fare. Allora, evidentemente da questa spesa bisogna elevare gli incarichi di carattere professionale. Qua sono stati probabilmente studiati, mi sembra di scorgere all'interno di questo provvedimento attività di consulenza, e la spesa è limitata alla spesa di consulenza, sono 20%, questi poi sono tutti incarichi di carattere professionale, adesso sono tutti legati ad opere.